Regia. Cross chi l'ha fatto? Corradini, no? No, Cicerelli. No, il gol. C'erano degli allenatori negli anni 80 che ti scannavano se facevi una rimessa laterale. Cross e Cicerelli? In mezzo al campo. Mi sembra. Chi l'ha fatto il cross? Cross e gol. Cicerelli, mi sembra. Cicerelli da sinistro? Si è trovato lì. Non ho dubbio. Occorre Vannucchi, 6.5. Ma il suo l'ha fatto. Sei più. Non ho nulla da... Con i piedi è bravo. Mo adesso bisogna dire la verità, visto come gestisce. Non ho nulla da debitargli. No, ma con i piedi è bravo. Sì. Diciamo, non è stato particolarmente... Sul tiro di Mastino è molto bravo andarla a prendere. Quelli sono a palle brutte. No, l'andava bloccata. Sì, dopo due tempi, mi sa. Avanti. È stato bravo. Donati, sei. Perché ha contenuto bene, ma in fase di spinta non per secondo te Donati lo prendeva il cross che ha preso casa sola? No, secondo me Donati però in fase difensiva è più attento. Ma adesso non lo so, secondo però quello è scivolato. Se un difensore più vicino gli avrebbe impedito di crossare. Poi gli ha lasciato l'interno. Lo sappiamo come casa. Dai. Su. Lo Iacono, 5.5. Sei. No, non mi è piaciuta questa partita. Specie all'inizio ha sbagliato un quantitativo di valle... Non inspiegabili dal mio punto di vista. Il problema è che lo Iacono e Capuano toccano troppi palloni. Poi dopo si è ripreso e si è arrivato più o meno come sempre. Però all'inizio è stato pessimo, secondo me. La squadra avversaria dentro di sé dice: facciamogliene giocare 200 di palle lo Iacono. Qual è il problema? Ecco, non c'è dubbio. Avanti, Capuano 6 più. Anche 6.5. Bene, ma non benissimo stavolta. Ha preso anche un giallo evitabile, insomma, via. 6+. Secondo me il giallo non è colpa di Capuano. Questo mi permetto da dirlo perché comunque sia Capuano prende la palla. Se vuoi fischiare fallo, fischi fallo, ma non è certo ammonizione. Certo. Perché non c'è gioco pericoloso, non c'è entrata in ritardo, non c'è danno procurato, non c'è chiara occasione da gol, non ci sta nessuno. No, infatti, solo fallo, punizione, punto. Se lo vogliamo dare, sì, perché alla fine entra scivolata, può comunque si andare a rompere la corsa, perché quello ci può stare, ma giallo mai. Avanti. Martella, 6. 6 più, via. 5.5, stavolta un po' più impreciso. Aspettavo. Sì, poi... Tutti da 6. La seconda partita quando... Esatto, esatto. È un grande classico. È un classico. Avanti. De Boer. Guarda, io do 5+. Più di fiducia? 5 più di fiducia. Anche perché non ha giocato benissimo in generale. Come poi c'è l'errore sul gol. Sì, infatti, lui c'ha l'aggravante di aver preso. Sta applicando tanto. Esatto. Si vede, fatto un errore sul gol. Anzi, un baglio perché anche la girata lì. Corradini 6. Non manca a me. Ma è stato in difficoltà la mediana. Abbiamo sofferto. Sì, però per me è sufficiente, non lo vedo particolarmente peggio di qualcun altro, per casi specifici. Avanti, Carboni. 5+. Ma perché non ha giocato Curcio dall'inizio? Forse perché questo è Sardo ci teneva. Perché Carboni è di Sassari, secondo me non ha neanche totalmente sbagliato, perché comunque sia... Infatti quello può stare un discorso motivazionale. Tante volte secondo me ci può stare. Però su quel campo... anche perché comunque non è che ha fatto giocare l'ultimo della panchina, ha fatto giocare un ragazzo che fino ad oggi ha sempre risposto bene. Però su quel campo ha fatto 3 gol, mi pare, no? Assist, però sai che io secondo me Curcio è un giocatore veramente indispensabile, che più gioca più va in condizione, per cui in questo momento io farei giocare. Il problema è che noi abbiamo 3 partite, magari però su quel campo Carboni avanti. Sulla carta la Torres è più forte. È possibile che lui abbia provato a mettere Romeo lì con l'idea di schermare più e non gli è venuto bene? L'ho ragionata così pure, eh? A me Romeo 6-. 5+. 5.5 chilometri fa, non è fatica. La sua miglior partita, diciamo così. Ma si perde. Molto a vuoto sto giro. Si perde. Tanto a vuoto. Andiamo avanti. Cicerelli. 5.5. Per me 6.5. Per me è 6. Ha provato il primo tempo, ha provato ad andare sul fondo. In questo campo poi c'è lui che ha crossato, no? Abbiamo detto il cross lo sfavoriva ampiamente questo campo, secondo me, ripeto, applico lo stesso criterio applicato con gli altri, non gli imputo niente di particolarmente grave, per cui
Andiamo avanti. Ciangi 6,5, perché è uno dei pochi che sei più, via. E mezzo. Ha fatto anche suo. Perché sul gol abbiamo detto, sì, visto interviene in qualche ma modo sul gol si disturba, ma, io... ma combatte, lotta, esatto, sta sempre presente. Però io posso dire una cosa, capisco che è alto 1,96 m, ma si può un minimo leggermente tutorarlo di più, nel senso che io sono a favore degli scontri corpo a corpo, però ogni tanto su di lui eccedono, certo. Ha preso tante botte con l'Ascoli, il campo basso, eppure ieri quello lo tratteneva sempre. Sì, sì. È possibile che Ciangi ogni volta che fa fallo o non glielo fischiano o lo ammoniscono? Cioè, Ciangi c'ha 4 ammonizioni, perché infatti, alla lunga ne prende pure tante, ne prende delle botte. Ce l'abbiamo la distinta poi, non è che è stato ammonito, no? No. No. Beh, perché a un certo punto mi era venuto questo dubbio. Va bene, andiamo avanti. Voltano però. Ha ammonito il difensore loro, sì, che sulla chat l'avevamo se, scritto. Perché se tu, posto che quello che dicono i commentatori in questo momento non è proprio il massimo i telecronisti. I telecronisti. Ma perché nel replay si vede Ciangi che fa fallo sul difensore e infatti l'arbitro fischia il fallo. Ciangi si tira su, si guarda l'arbitro e gli fa tipo... Ma anche il difensore la prima... Sembra l'ammunizione affibbiata al difensore. Sì, io l'ho vista sopra il difensore. Bisognerebbe andare a guardare proprio la distinta, dopo magari ci guardiamo. Va bene. Chi era? Maestrelli? Maestrelli. Maestrelli 6. Sei. Quindi stiamo dando una sorta di sufficienza a tutti. Sì, perché quasi. Ti ripeto, c'è... Ma è così, non ci sono state vette, però non ci sono stati neanche disastri. Parte De Bur, comunque 5 De Bur, noi gli abbiamo dato 3. Curcio, 6. Curcio, 5,5. Io fatico. Beh, ha giocato poco, però stavolta. Fatico a vederlo. Però passeggia, cioè, dà proprio l'idea che non trovi la posizione, la fatica proprio, non... sembra un corpo estraneo. Beh, diciamo che per ora, per come era arrivato, finora deluso. Però con l'Ascoli sembra già dato segni. L'Ascoli ha dato qualche segno. Però il primo tempo, se lo vai a analizzare, Curcio ha girato. No, non gira. Con l'Ascoli. Ah, con l'Ascoli. Stai dicendo con l'Ascoli. Sì, sì, però il secondo tempo con l'Ascoli ha fatto il gol. Parliamo del giocatore che quando tira prende spesso la porta, era nel primo tempo, e quindi sono d'accordo con te, ha fatto il tiro. No, sento, ho detto segni di risveglio, non è che ha fatto una partita. Però Curcio ha detto in un'intervista, io quest'anno gioco un pochino più dietro, sono sempre stato abituato a giocare un pochino più avanti, tipo la seconda punta, così. Quindi secondo me lui non si ritrova anche per questo, perché in effetti col 4-2-3-1 della Ternana, secondo me lui potesse giocare vicino a Ciangi in quello che penso orizzontale. Allora potremmo giocare per esempio con i tre mediani, e Cicerelli e Curcio sotto Ciangi. Sarebbe ora. Metti Romeo Mezzala che ti arriva a fare tre quarti di gamba. Albero di Natale, Curcio, Albero di Natale col doppio tre quarti, Cicerelli e Curcio. Non cambi manco l'11. No, certo, ma io infatti rimango sulle idee calcistiche sue, i giocatori non gli cambio. Però mi metto il vertice basso, a lui piace. Ti lasci le due mezzale per uscire, sì, e il doppio, sì, tre quarti può andare sotto punta. Uno rimane sotto punta, uno può andare. Ma questa squadra puoi fare un po' tutto. Se dici vai, fai pure un trequartista e due punte, puoi fare Romeo sotto punta o Carboni e Curcio. Però Romeo ci deve arrivare lì. Poi puoi fare Carboni, Curcio e fai quello che ti pare questa squadra. Dai. Andiamo avanti. Casa sua. Mi spiace, ma 5. 4. 5 meno, perché quella della Trivela non si può. 4 perché a quella Trivela, che ti giuro è una cosa che potrebbe svegliarmi la notte se ci ripenso. Un incubo. Ma poi anche sul gol che lascia completamente il libro sempre in ritardo. Però quando è entrato ha dato un po' di vivacità sulla fascia. È sembrato appena entrato. Poi dopo... Vero. Ma per favore, dai, insomma. Fase difensiva purtroppo è una delle più grosse delusioni di questo campionato, sì, perché è uno che con tutti i suoi difetti in B comunque aveva un peso specifico, in questa Serie C sta faticando come l'ultimo dei debuttanti. È una cosa pensavo che anch'io, è una cosa che a me sta deludendo la gamba, perché gamba, magari so io ho troppe aspettative, no, però no, mi sta deludendo, non ha mai fatto la differenza, va bene. Anzi, spesso la segnava anche di testa, no? Fatti diversi gol. Andiamo avanti. No, ci può stare, perché anni dà una partenza così, però. No, ma non vedo l'ora di potergli dare un po'. Certo, ma... Tito 5,5. Anzi, 5 proprio. Perché anche perché per me, anzi, come a De Bur, 5 più. Pari. Mi spiace. Anche lui fa due errori in occasione del gol. Via, abbiamo
sviscerati prima. Però dalla palla ripeto. Male a De Burma non è che poi dopo, fa, poi dopo non marca quello che segna perché è suo. Te si sono addrizzati i capelli tantissimo. No, adesso sta proprio ananasso appena cascato dall'albero che ancora c'ha le foglie. Ci stava quel sceneggiato degli anni Ottanta, come si chiamava quel ragazzino che c'aveva sempre stato? Alfa. Delle simpatiche canali. Come Iannarilli con lo Spezia, non è detto che si era tiri fuori a centrocampo di prende gol. Questo però se in giro a dire è meglio. Ma lì però io ho saputo che gli è stato detto è finita, butta la vita. Butta la vela un'altra parte allora. Ma però sti capelli sono ganzi. Guarda. Alfa. Che c'è? Donnarumma. Cinque e mezzo, dai. Cinque e mezzo. Si è mosso, ci ha provato, sì, ha fatto quel tiro. Però sei Donnarumma, giochi in quarto d'ora, 20 minuti, quello che è, t'arriva quella palla. Lì butta, perlomeno la porta via. Ma signor, ma non l'aveva acciaccata, non lo so che ha fatto. Perché anche masticata. Ma anche se piglia la palla, arriva là due all'ora, cioè la paro pure io. Il portiere doveva svenire. A Terni si dice la zicchiata. O straccio bagnato. No, straccio bagnato quando il tiro può essere... Questa è la zicchiata. Non andiamo oltre perché sta pure l'altro termine, ma non andiamo oltre. Champagne. Avanti arriverà Abate. Anche di piatto la poteva dare. Sì, poteva. Allora, Abate per me è 5 e mezzo stavolta. Sì. No, stavolta non mi è piaciuto. Mezzo. Non mi è piaciuto per il discorso che ho fatto prima. Io sono molto coerente con quello che, almeno con me stesso. Vabbè, sei mica uno, bene o male abbiamo pareggiato contro l'avversario diretta. Ho visto per troppo tempo, perché andavano fatte prima alcune mosse. È un'ostinazione a giocare in un determinato modo a dispetto di quello che la partita ti stava mettendo di fronte. Cioè, allora, e non è la prima volta, Henry. Non è la prima volta, però altre volte, pur non brillando, ho visto prestazioni migliori. Per esempio, anche con lo stesso campo basso. Mo che ha messo? L'ha incastrato, ma non è già azzeccato. Allora, dicevo, anche con lo stesso campo basso, dove non è stata una partita brillante, anche con il Gubbio, che non è stata una partita brillante, però tu hai creato delle occasioni. E ripeto, con il Gubbio, secondo me, il gol era valido, per cui proprio non so di che stiamo... Pescara vinda il Gubbio. Non so di che stiamo discutendo. Con il campo basso per me c'era l'espulsione del primo tempo, rigore il secondo, per cui anche hai prodotto poco, ma comunque avresti potuto portarla a casa. La partita con la Torres è stata triste, proprio triste. Non hai fatto un tiro, deprimente, non hai fatto un tiro e hai segnato perché, vabbè, buttiamo un cross, vedremo che succede, hai segnato, guarda caso. È andata così, purtroppo. Purtroppo è andata così, allora io penso che in una partita una dozzina di cross li puoi anche fare, no? Sì. Ogni tanto per provare una cosa... Un'emozione. Un cambio di gioco. Un'emozione. Io lo vado dicendo da quando facevano a Terni 46-47 gradi. Quindi così. Sì, Gigi. Tu però, il problema tuo, che sei rimasto a Ternana Casertana, Ternana Pescara. Stop. No, io lo vado dicendo, questa cosa è finita lì. No, che bisogna giocare in un'altra maniera. Io la questo prima in Serie C. Non è scoppiata la scintilla, non ti sei innamorato, finita. Ma non è questione. Io semplicemente guardo partita per partita, vedo una squadra che... E introduco l'argomento della terza parte, a cui manca poco. Vedo una squadra che tra mille casini, questa è vero. La gente adesso già ha dimenticato tutto, ma veniamo da un periodo in cui io penso che la metà sarebbero andati dallo psicologo e quell'altra metà dallo psichiatra. In mezzo a tutti questi casini, cambi di poltrone, cambi di giocatori pure, che dirigenti, eccetera. No, questo è vero. È seconda in classifica con 21 punti in 10 partite, media del 2,1, che è un'ottima media, che ha fallito fondamentalmente una partita, la prima in cui giocava con Ferrande, Rovaglia, non era la stessa squadra, per non parlare del portiere. Beh, comunque non è colpa da Abate, non è che l'ho messo io, eh. Ecco. Anticipa, ma è vero, ho capito, Donnarumma non era disponibile. Poi tu Vidani, Franchi. Volontà. Ma quella la paro pure io, non è un problema dei Franchi, che hai messo Franchi, perché quella è una cappella del portiere. Punto. Un portiere sì, però che la pareggio che non lì giocava. La cappella che ha fatto Abate è che Vitali aveva fatto tutto il precampionato, sì. Coppa Italia, okay. E poi ma anche quell'anno hanno fatto un tempo per uno.
No, capre campionato, mi ricordo che Sertana, sì, aveva giocato un po' Franchi, però insomma... titolare era Vitali. Vabbè, detto questo, questa squadra ha sbagliato una partita in cui non era ancora stata assemblata definitivamente e oggettivamente non era manco una partita da perdere, perché per quello che si è visto in campo era una partita da 0-0, che si è sbloccata su quella topica e poi dopo c'è avuto uno sviluppo... E comunque potevamo evitare di perdere, perché alla fine avevamo pure recuperato. Però diciamo lì che... Lì abbiamo detto tutte queste cose. No, sono d'accordo, io un attimo... Diciamo che... Diciamo dopo? Sì. Pubblicità. La scelta di una buona azienda vuol dire scegliere un buon infisso. Marinelli e Marta ti offre innovazione e qualità di un prodotto futuristico e durevole nel tempo, con un'estetica e design sempre attuale. Acquistare una finestra Marinelli e Marta significa investire in serramenti che rispondono alle più recenti normative in materia di risparmio energetico, isolamento acustico e sicurezza. Marinelli e Marta, la tua finestra sul domani. Lo studio PTP è una realtà innovativa e all'avanguardia nel campo della fisioterapia e dell'ortopedia. Nel polistudio PTP si eseguono visite specialistiche ortopediche, terapie manuali, terapie strumentali e altri servizi personalizzati. Vi aspettiamo con professionalità e cortesia a Terni in via Magenta 7, perché PTP alla vostra salute ci tiene. La nuova generazione delle imprese funebri a Terni è Carducci e Giovannelli. Di Carducci Stefano e Giovannelli Stefano. Troverai da noi professionalità e cortesia. Siamo in via Campomicciolo 2830 a Terni, con telefono 0744 2881 66, 24 ore su 24. Sono la signora Concetta dello Scugnizzo e vengo dai quartieri spagnoli. Mi fa piacere dove sono nata e sono cresciuta, però pure te non mi piace. Venitemi a trovare, trovate la roba che vi piace, se non vi piace non mi pagate. La pizza, la zuppetta di pesce, il vongole, il papà, primo padrone dello Scugnizzo. Venite a dello Scugnizzo perché avere la pizza napoletana. ADSL collega aziende e privati ad internet. Megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia ADSL. Telefono 0744 403 403. Bene, eccoci tornati per l'ultima parte di trasmissione. Alessandro, che stavi a dire? Chi si ricorda, dici tu, dopo questa lunga pausa? Stavamo dicendo? Perché famo? Ci guardiamo. Spumeggiante, questo avvio di terza parte. No, stavamo cercando di analizzare un po' più.
Sembra fatta apposta. No, perché ci siamo distratti per un motivo idraulico, diciamo così. niente, allora, di che vogliamo parlare? Famo così, non so, vogliamo parlare adesso del cambiamento della categoria. Dicevo, adesso mi ricordo. Riprendendo il discorso del prima della pubblicità. Dei sassaresi, devo fare la rettifica. Fai la rettifica. Allora, rettifico, gli abitanti di Sassari si chiamano sassaresi. Che l'hanno scritto in genere. Ecco, io ho detto sassarini, però perché sono stato buggerato con questo termine antico, perché la Brigata Sassari, i membri della Brigata Sassari si chiamano Sassarini, e siccome erano tutti sardi, era il comandante? Era Babbu Mannu. Tra l'altro, ecco. Babbu Mannu non porta bene, basta. Basta. Non però persone. Ecco, quindi troviamo, Sassaresi, qualche... però mi ha fregato quella cosa là. Vabbè, qualcuno gli aveva pure Ario. L'ha detto Mario per parecchio qualcuno l'ha detta anche, cioè, secondo me Gianni dava fuori questa cosa, perché in questo momento tu stai rimbrogliando, può darsi. Quindi adesso no, stiamo dicendo se no io tiro fuori Giabuti in Major League, non so se lo ricordate. Vabbè, stavamo parlando del discorso della Ternana. Io credo che la Ternana debba sostanzialmente migliorare l'aspetto che stavi dicendo tu, Gigi, che secondo me deve iniziare a migliorare l'aspetto dello sporco, giocare più alcune partite quando non riesci a impostare il gioco, ma poi tu iniziare a giocare un po' più sullo sporco, un po' più sulle seconde palle, cosa che Abate ha detto, sostanzialmente Abate lo dice sulle conferenze, poi dopo durante la partita... Lo dice e lo fa o lo dice solo? Lo fa, cioè diciamo sullo sporco fatichiamo a giocarci, sono onesto, è una squadra che fatica a giocarci, l'ho visto un po' col campo basso, ma neanche più di tanto, non è che convince tanto. E l'altro aspetto era che comunque sia stiamo facendo il nostro campionato e Pescara sta andando oltre le aspettative, cioè secondo me, io poi è normale, a Pescara dicono per noi vincevamo, stai diventando peggio dei Manini, ti redarguisco in così poco tempo. Non è facile. Frequenti lo zoppo e impari a zoppicare. No, dicevo, va bene tutto, va bene la media, va bene tutto quello che vi pare, però voglio dire, ma che gli vuoi dire? Se tu togli la prima partita, di cui abbiamo disquisito, più che altro che fa la differenza dei punti attuali, che bastava un pareggio, noi siamo un po' preoccupati, c'avevi più punti del Pescara. Visto l'argomento, ascolta, fammi finire però. Vai. Purtroppo tu, quando è cominciato il campionato, tu avresti mai ipotizzato che era il Pescara la squadra che avrebbe tentato, e quella sarebbe stata una partita che rischia di diventare decisiva? No, ecco, allora è quella partita attualmente è quella che fa la differenza, che bastava pareggio, che per quello che si è visto in campo ci stava, e tu avresti un punto più per Pescara. Però in questo momento, perché loro ci avrebbero due punti in meno e tu in più. Poi il problema è che loro hanno una partita in meno, a te ti daranno i punti di penalizzazione, quindi potresti trovarti da 2 a 5, a 6, a 7 punti di distanza, che non è un incubo, no? Perché a un certo punto noi, quando abbiamo vinto il campionato con Lucarelli, stavamo 7-8 punti sotto al Bari all'inizio. Dopo le prime giornate avevamo fatto tre pareggi nelle prime tre, mi ricordo. Avevamo vinto. Poi, insomma, 6-7 punti, però, forse non ci siamo andati mai sotto. Però 3-4 sì. Però io voglio invece dire una cosa, Enrico, rispetto a quello che dici tu, ma non perché. Poi bisogna anche vedere quello che fa il Pescara, perché chi te lo dice che Pescara continua in questa maniera? Noi, però, allora, quello che hai detto tu è assolutamente giusto. Io, però, mi permetto di aggiungere questo: non è quello che abbiamo fatto fino adesso, che è ottimo. Quello che ci preoccupa è che se poi imparano a conoscerci, le partite nelle quali Adana rischia di ingiambare potrebbero diventare anche. Perché poi vengono i campi pesanti, sui campi pesanti certe cose non si fanno, la rimessa laterale sui campi pesanti si batte lungo la palla, perché sennò la palla si imbandana, devi guadagnare spazio in modo sporco, lanciandola avanti e salendo. Con le douche. Quindi campo pesante, le squadre avversarie ci cominciano a conoscere, ma fino adesso la Ternana io non mi sento di dire nulla, ma neanche del pareggio a Sassari che abbiamo giocato malino, ma abbiamo fatto un pareggio contro la squadra che può essere la nostra avversaria fino alla fine, ci mancherebbe. Il problema è che, e l'abbiamo detto tutti e quattro ormai tante volte, è che questa squadra sembra non riuscire a conoscere un tipo di gioco diverso da quella manovra che qualche volta è spettacolare ma qualche volta è anche stucchevole. Bisogna cercare di giocare qualche partita e di vincere qualche partita in modo diverso, questo dico. Poi questa squadra è anche esperta, se è in vantaggio sa perdere tempo, in questo è superiore a quello dell'anno scorso, però a me
non piace il fatto che se si trova a dover sbloccare il risultato continua a passarsi alle due difensori non ottenendo nulla, perché tanto le squadre avversarie non le fai uscire, non sei il Paris Saint Germain, non sei il Real Madrid, le squadre avversarie non escono. Non escono, non è che tu te la passi. Mentre invece è molto bravo, una volta passato in vantaggio, a dilagare. Assolutamente. Come perché ha fatto tante volte. Escono fuori gli spazi, i valori tecnici, cioè. Il fatto che la palla giocata a terra, specialmente a Liberati, poi dopo non gliela fai prendere più, non la prendono più. Il problema però è che non parti da 1-0, parti da 0-0. E per il futuro, magari le vinciamo tutte, no? Per carità. Però io sono un bizzico preoccupato perché se... come ha detto Gianni, Braglia fa scuola, tante squadre verranno a giocare in una certa maniera. Allora, come bisogna giocare? Butti dentro 3 o 4 punti, butti dentro sta palla, ti butti pure per terra dentro l'area finché non vinca il calcio di rigore. Però con l'Ascoli al 20° c'è avuto l'occasione. Capito? L'Ascoli ha anche un po' in difficoltà, abbiamo vinto benissimo. L'Ascoli non giocava come campo basso. Però l'Ascoli, a parte che ha giocato un pochino più aperto, se avete visto. Molto. Poi l'Ascoli non è in questo momento in grande forma. Va benissimo, abbiamo giocato una gran partita, diciamo la verità. Quando l'avversario. Ma io questo non è io sto dicendo, e torno al discorso iniziale, scusate, è che per arrivare primi bisogna essere perfetti. Quello che... Sì. Ma è come il discorso delle marcature preventive, cioè noi facciamo questo ragionamento non perché vogliamo dare addosso a qualcuno o perché abbiamo antipatie, semplicemente perché stiamo qua in quattro a parlare di Ternana, di calcio. E stiamo aspettando che... arriva primi per sempre andare in Serie B, no? Credo che chi ci segua non voglia sentire delle banalità. Per salvare la pelle. No, ma io credo che chi ci segue non vuole sentire delle banalità, no? La banalità potrebbe essere di, però siamo belli, due punti, virgola una partita, dai... teniamo ci stretti la squadra, ma sì, queste sono tutte cose che diamo per scontato, cioè l'attaccamento alla squadra, seguire la squadra, stargli vicino, ma queste sono cose scontate. Poi io penso che da che calcio vuoi la gente si aspetta anche qualcosa di diverso. No, ma allora ribadisco, sono delle cose che diamo come spunti di riflessione, no, sì, no, ma non c'è dubbio, te l'ho detto con no, ma tanti tutto. Perché no, perché sì, vabbè, lascia perdere. Il rigo nella nostra 25-annale storia di televisione, abbiamo subito le peggio paraventate, non posso dire una parolaccia, questo me la taglia, paraventate. E ormai ci abbiamo fatto. Io mi ricordo benissimo che quando nel 17-18 abbiamo iniziato la stagione a Pochesci, mi sa che a giugno facemmo la trasmissione o a luglio, non mi ricordo. Appena vista la rosa della squadra. Appena vista la rosa, questa squadra retrocede di San Rico passo di fanfara. Esatto. E a passo di fanfara retrocede. Ma mi ricordo però benissimo che tutti quanti, il 90%, aspettiamo, disfattisti. Ma ce l'hanno detto tutti i colori, oggettivamente. Beh, ma ormai 25 anni, insomma, non ci hanno detto. Ma rimbarza, come si suol dire. Ma a me rimbarza. Insomma, in questo caso poi non è la stessa cosa. Però l'ho detto anch'io, bisogna essere perfetti se vuoi arrivare prima. No, più che altro manca la serenità di sapere di poter arrivare secondi. Ecco. Questa serenità... Signori, noi ve lo andiamo ripetendo, la Ternana è costretta a vincere il campionato. Mo, se lo vince va su diretta, o anche se lo fai playoff lo deve vincere uguale, perché se no non ci sono belle nuvole all'orizzonte, sono abbastanza grigio scuro. Per cui ci manca anche a noi che commentiamo questa serenità. Ma anche per perché questo, il valore della squadra ci per sta. Questo, sì, vabbè, ma tu sai che... ci sono squadroni che poi magari perdono uguale, sarebbe non beccato, è un problema. Diciamo non possiamo partecipare. Non possiamo, non ci possiamo limitare a partecipare. Diciamo che questa cosa che noi, io sta proprio sereno, ipotizziamo, ci fa stare meno sereni anche in fase di commento. Per cui il commento fosse una stagione normale, che gli vuoi dire? La Ternana? Ribadisco, a parte eccezionale, Pescara, saremmo primi. Ma con tutti i casini che ci sono stati? Certo. Ma stiamo scherzando? Abbiamo fatto anche troppo. Ma la squadra avrebbe la metà dei punti della Ternana. Abbiamo fatto anche troppo. Siccome, però, siamo al di là di tutto, queste cose abbiamo sempre dette e sviscerate, raccontate, messe in chiaro, sempre, e continuiamo a lavorare per informarci, per sapere sempre di più, sempre più nel dettaglio, poi vi renderemo come sempre conto. Rimane il fatto che al di là di tutto questo che abbiamo già detto, la squadra è forte. È questo. La squadra è forte. Devo dire che secondo me sta subendo troppo la mancanza di Damiani, si sta facendo sentire tanto dal mio punto di vista.
che se Viviani stesse al 50% sarebbe da reintegrarlo subito. È in fase di reintegro. È in fase, ma è passato un altro mese. Ancora non sta benissimo. Ma con porca miseria. Ho capito. Porca miseria. Ieri oggi si è allenato con la squadra. Aloy pure era rientrato, non ha fatto un minuto. Però insomma, già è disponibile. Però anche Aloy non è... Comunque Viviani al 50% già sarebbe, no? Sarebbe un Cadillac, di questi tempi, invece per come calcia, per come fa girare la squadra. Ma esatto, quello manca, chi fa girare la squadra, perché Corradini e De Boer sono due bravissimi centrocampisti, ma con caratteristiche completamente diverse da quelle. Qua Viviani, ricordatevi che la fa svedagliata, per cui bisogna essere dopo, diciamo, dietro la lavagna subito, come ti permette. No, per cui ecco, quando sentite i nostri commenti, io sto cercando di essere più equilibrato e più fedele alla linea di commentare la singola partita, punto, e di commentare un campionato nel suo complesso, punto, che è ottimo fino a mo, però quest'ombra, questa sensazione che abbiamo che è necessario vincerlo, un minimo ci condiziona, io perlomeno la sento questa cosa, poi non so voi. Per cui ecco, se tante volte io non tanto che sembra svendagliata, dico più di muovere le difese avversarie. Cioè noi per esempio lato alto non lo facciamo, la capacità di cambiare argomento grande. Vai, fatto bene. Ci ha liberato l'impasse. No, io sono d'accordo con te, perché sono le squadre avversarie che non ti danno modo. Io quello che ho detto fuori, cioè contro la Ternana tutte danno il 110%, si mettono tutte basse. Perché quando le sono venuti a prendere, se vi ricordate, Cicerelli, più di una volta gli hanno messo palla sopra. Tito e Martella, quando ci hanno avuto spazio, più di una volta sono andati a prendere lo spazio alle spalle dei difensori. È che non te lo danno. Sì, però allora ti faccio un'altra domanda. Ma perché all'Inter o al Milan o al Juventus gli danno lo spazio l'Emboli, Lecce? Lecce forse... Te ne aggiungo un'altra. Cicerelli a Giapponga lo puntava e lo saltava come gli è piaciuto. Poi trovi quello che non è a Giapponga, ma è un po' più... Come dire, al secondo dribbling che è scivolato non l'ha più fatto, ma ribadisco, gli attaccava lo scorpino. Se rimaniamo sulla singola partita, quel campo lì ti impediva di fare il tuo solito gioco e allora devi fare un altro. Guarda, che io questa cosa l'ho detta al secondo minuto della trasmissione. C'hai un campo in questo modo, non ti riesce di fare il tuo gioco. C'è un pennellone là davanti. Tira su qualche pallone e va all'appoggiare. Fai qualche cross. Quando è vero, una volta hai fatto un cross, sono fatti i gol da soli. Cioè, ma te l'ho scritto sulla chat. Se cross è capace qualcuno, se lo fa anche da solo. Quindi Marini non si è ringuglionito. Ma non è che non è questione. Ci stanno delle partite in cui tu puoi fare il tuo gioco senza dover per forza ricorrere alle maniere anni 70-80 del calcio tuo, e vinci bene con l'Ascoli, fai una gran partita perché ne hai fatti tre, se ne facevi sei non hai rubato niente e hai fatto il gioco tuo, non è che ti sei inventato niente. C'è un modo, in questa partita non potevi farlo, cioè quello che voglio, che forse mi sono spiegato male, no si è capito bene, mi succede anche a me spiegarmi male una volta. Vediamo venerdì con Rini. Volevo dire che Viviani secondo me ritornerà, tornasse Viviani, non so come sta fisicamente, però è il giocatore che ad oggi secondo me ti manca. Sì ma vediamo adesso con Rimini, no? Esatto. Bella controprova. Un po' di sto Rimini, va. Io sono meno preparato di tutti, però io dico una cosa, che psicologicamente adesso la Ternana è costretta a inseguire, no? È un momento, quindi un po' stai così, in una fase in cui giochi l'anticipo del turno, no? Quindi sei costretto, ci avremmo molta pressione, perché e Rimini sulla molta carta meno. Sulla carta è una partita abbordabile, devi comunque, non ti puoi più staccare, no? Oltre devi vincere, parliamoci chiaro, non è che, perché sempre, ritorno al solito discorso, facendo i debiti scongiuri, famo le corna, io sono scaramanti come voi, però pur da caso che tu con Rimini pareggi, allora in una condizione normale dici vabbè, ho fatto un pareggio, però pazienza, ho allungato la striscia positiva. Questa stavolta invece che da due, no, aspetta, da 2,1 punti a partita andrò a 1,9, non lo so, però comunque è sempre un'ottima media, la puoi leggere, no, così. No, è a 2 preciso. Bene, 2 preciso. Esatto, è a 2 preciso. Però dall'altro perdi ancora punti, quindi
questa è una partita di forte pressione psicologica. Ha vinto con le sganazioni questa, su, diciamo, tutti i costi. Ma posso dire, la classica devi vincere nel tunnel. Ma secondo me questa è una partita, no, scherzo. No. Gioca come sa giocare, sì, vince, però ci avrà la pressione. Non ho seguito tantissimo, quindi non è che sono ferratissimo. È una squadra che applica un 4-4-2. E gioca davanti il Ternano Ubaldi, la prima volta ho letto a Liberati contro la Ternana. E chi del Raffa, bella figura, no? Ci terrà sicuro, bravo. Anche perché poi comunque sia quando è partito da Gambitello, cioè era un giocatore, bravo giocatore, ha fatto sempre un livello, la nocera con la nocerina. Io l'ho ho visto Perugia, Rimini, hanno giocato un po' di tempo fa. Beh, lui si è rilanciato forte con, quando stava con lo Spoleto. Mi è piaciuto Rimini, una bella squadra. Paolo Spoleto ha fatto, beh, diciamo che potrebbe essere allievo della Vispesa, no? In questo senso, sì. C'è una buona, più veloce, Boucher, meno, no? Solida, però forse un po' più veloce. Se è meno solida, sarebbe 4-2, però nel senso, secondo la Ternana mi verrebbe da dire sicuramente farà un 4-4-2 blocco basso, cercando di sfruttare i quarti di centrocampo e due attaccanti davanti, magari uno più corto, uno più lungo. Ubaldi ha un buon fisico, però non è che ha la prestanza atletica magari, no, dell'attaccante, però sì, è un attaccante, secondo me è un attaccante d'area, un attaccante di rapina, è un attaccante che viene corto, scarica e poi va nell'area. Ha segnato a Perugia, mi pare. Sì. A me sembra che questi faranno una mezz'oretta, hanno vinto due a Perugia, hanno vinto, poi se non sblocchi si affrontano tutti là dietro, usare il termine. Io ho la sensazione che sarà un 4 che diventerà probabilmente 6, perché se tu sali, però la lunga, se porti Ciangi spesso in area, sai, la lunga alto com'è, il gol magari ci può uscire. C'è, però, anche il discorso che tornando da Sassari, non so quando sono tornati, hanno giocato domenica, rigiochi venerdì, non avranno fatto il giorno di riposo, non lo fai. Poi gioca martedì a Sesti Levante, anche lì, non so, il campo mi sa che è piccolo, e lì devi vincere, però... No, è d'erba, se ho visto Sesti Legnago. No, dico, anche lì vai a giocare, devi vincere per forza, perché giochi contro una squadra sulla carta la portata. Cioè, bisogna essere chiari, la Ternana... cioè Abate può pensare diversamente, Adena deve vincere, poi a Sassari puoi pareggiare, però con il Rimini è una partita sicuramente difficile, perché si chiuderanno e tutto, però devi vincere, non abbiamo, cioè, devi abbiamo trovare il problema soluzione. Che non aveva la squadra di Lucarelli, che quando si mettevano male le partite c'aveva quei due o tre giocatori che come toccavano la palla facevano gol e poi dopo andava, cambiava tutto. No, dicevo che è vero, la squadra di Lucarelli c'aveva Partipiro, Falletti che te la accendevano in qualsiasi momento, però insomma Cicerelli, Curcio, in teoria sono questi che dovrebbero fare la stessa differenza, no? Ci abbiamo in più Ciangi, no? Un centravanti vero. Ciangi è un centravanti vero. Io stavo dicendo che è vero che abbiamo fatto Ciangi 6 gol e Cicerelli 5, quindi per carità hanno fatto un sacco di gol, la statistica è un po'... alzata la partita con Legnago, però la Ternana l'abbiamo, insomma, mi sta di ripetere sempre la stessa cosa, quando si sblocca poi non ha problemi, sì, non è una squadra. Adesso, però questa cosa della Ternana che ci sta gli spazi, qualunque squadra se gli dai gli spazi gioca meglio, ma cioè, questo però, sì, però basta, non la posso più sentire. Sì, però la Ternana particolarmente bene. Particolarmente, beh, invece, è più forte. Invece si trova particolarmente male quando si deve il gol, se lo deve inventare, ecco. Anche con una giocata sporca. Questo il gioco di Lucarelli prevedeva pure più attacchi offensivi, ecco. Tu spesso e volentieri trovavi la palla su Partipiro, sulla linea palla laterale, Furlan, fra la regressione non li facevi ripartire, ma spesso trovavi Defendi e Mammarella, li trovavi già sulla tre quarti pronti a fare riaggressione e cross. Erano due filosofie, due idee di calcio diverse, cioè Lucarelli quando recuperava palla spesso e volentieri faceva la verticalizzazione forte su Partipiro, che tagliava in mezzo a terzino e centrale. Soprattutto secondo me, c'ho scritto un capitolo del libro di Bruno Buonomo, e la Ternana riaggrediva molto alto, certo. Riaggrediva altissimo e quindi quello ci consentiva di riconquistare palla quasi dentro l'area avversaria. Invece Abate preferisce riabbassare il blocco, sì, Capuano viene dietro. C'è anche da dire un'altra cosa, la Ternana di Lucarelli a un certo punto poi giocava la forza dei nervi distesi che stava prima. Quindi poteva compiere il passo falso. È vero, però invece che le prime tre facemmo tre pareggi, dopo ci fu quella striscia. Dopo, allora, all'inizio intanto non eravamo partiti per vincere il campionato, non avevamo questo obbligo. Poi quando si è trovato primo con 6-7 punti di vantaggio, potevi anche permetterti il passo falso, che non l'abbiamo fatto. Però te lo potevi permettere, invece stavolta no. Allora mi stai dicendo che quello che ho detto prima, cioè certo. Pescara di fatto ci ha
tra penalizzazioni e dovesse vincere il recupero, due vittorie di vantaggio. Ma magari il Pescara te perde. Poi perde, ma per carità. Lo scontro diretto, poi ce l'hai a Pescara, tu giochi con Rimi, anticipo, certo. Vinci, gli metti pressione. Certo, no, ma gli butta parola, la bocca tua santa, come si dice. Chi è? Questo è ovvio. E poi già, ognuno fa il suo. Però per esempio, se vi ricordate, no? Alla prima puntata io vi proposi questo quesito: che è più forte, cioè possiamo equiparare la Ternana di Abate come no, forza? No, la prima era verso la seconda destra, la prima comunque forza la seconda, la seconda destra, a quella di Lucarelli. E secondo me sì, perché magari abbiamo meno punte di vertice, cioè il Falletti di turno, il Partipilo, però abbiamo una profondità di rosa maggiore, che non avevamo. Che poi, però Partipilo ci è diventato. Squadra. Esatto, che poi Partipilo, quando si partì non era Partipilo. Però la profondità... L'anno prima che aveva fatto... Però la rosa che abbiamo quest'anno di quella squadra abbiamo, non era così profonda come quella sì, di... Però ci manca un giocatore come Damiani, lì sì. Bisogna porre rimedio in qualche maniera. Pure vero, per esempio, pure vero che... C'avevi Mammarella che secondo me c'avevi Palumbo quali... ecco Palumbo che sta a fare ancora la differenza in Serie B, eh? Palumbo non so se ci avete fatto caso, il miglior assist della serie, miglior assist man della Serie B, ho capito, ormai batti in angolo lo danno come assist, sì, però insomma sta facendo veramente la differenza, no, perché siccome mi guardo tutto il calcio, ho visto che i gol li fa sul rigore, l'assist del battaglio, però è il leader carismatico della squadra, non è cattiva, quando pure Totti batte anche calcio d'angolo, assist, ma assist di che? Battuto un angolo. Sì. Comunque questo amico tuo vorrebbe rigiocare a pallone, dice? Ma no, lui guarda, vede, no, ecco, anche, ho visto, tutte, hanno fatto finalmente vedere l'intervista, no, quello che riporta nel giornale, ha detto, scopriamo perché conosci i giornalisti, mo non dite che voglio ricominciare a giocare a pallone, vabbè. Puntualmente il giorno dopo il titolo Totti chiamato, potrebbe tornare, penso che sia sufficientemente intelligente di capire che a 47-48 anni non la scaglierebbe mai, ma il suo l'ha fatto, l'ha da fatto fermo, sì, l'ha fatto anche bene, sentite, basta, finite, fine della trasmissione, iniziamo sta partita con Rimini, su, ecco, allora intanto ringrazio Gigi, Gianni, Alessandro, voi che ci guardate, eccetera, eccetera. Noi giochiamo venerdì con Rimini. Quindi penso che faremo la trasmissione direttamente dallo stadio post appena finita la partita. Poi rigiochiamo martedì e qui lì ancora non ho capito quando andiamo in onda. E voi state con le orecchie dritte quando... vi avvisiamo via social magari, quindi di nuovo grazie a voi, grazie a voi, grazie a tutti, quindi venerdì sera Maggiolini se trova la strada, se non piove perché sono anziano e mi arrugginisco, forza Ferri.